Monte Sant'Elena, 1980, montagne rocciose, tutti quei vulcani che costeggiano l'America sono in relazione con la zona di subduzione pacifica lungo il famoso anello di fuoco, è tutta una serie di vulcani che entrano periodicamente in eruzione. Il Monte Sant'Elena era un vulcano spento, secondo lui, su un lago che si chiama Spirit Lake, lago molto famoso, turistico, apprezzato molto dalle persone di una certa età perché era una zona tranquilla, pacifica, no? Comincia a manifestarsi una certa attività del vulcano, comincia a tremare, comincia quei piccoli terremoti che sono insomma, l'indice che il magma si sta muovendo. Iniziano delle eruzioni freatiche, cioè iniziano delle eruzioni di vapore. Cosa vuol dire? Che il magma si sta avvicinando, sta scaldando le acque contenute nelle falde, queste vanno in ebollizione e lanciano delle eruzioni di vapore come fossero dei grandi geyser. Comincia a gonfiarsi il vulcano. Che sta succedendo? Si sta iniettando il magma, comincia un'effusione di magma. Questa effusione è lenta perché il magma è molto viscoso, i fluidi non si liberano, no? Perché rimangono intrappolati. Cresce questo bubbone, questo duomo di lava, che a un certo punto si rompe. Il vulcano va in eruzione. C'era un fotografo che stava da questa parte che si è fatto famoso con le fotografie dell'eruzione, c'era un vulcano da quell'altra, che ha lanciato l'ultimo messaggio via radio e poi non l'hanno più ritrovato. La colonna di ceneri arriva a 25 km di altezza, comincia ad allargarsi come ogni pennacchio vulcanico, decine e decine di chilometri intorno sono coperti dalle ceneri. Questo è, diciamo, il paesaggio dopo l'eruzione del vulcano. Quel pezzo che manca nel vulcano, cioè quella punta che manca, è tutta la parte che è stata proiettata in atmosfera, che ha raggiunto la stratosfera, che si è depositata. Questa è la zona dove si è lanciata verso il basso la nuvola ardente. Questi erano tutti i boschi che erano lungo il passaggio. Qui siamo un paio di anni dopo. Questo qui è il lago, quella è una nave, quindi avete l'idea della dimensione di questi alberi completamente sradicati dall'eruzione. Le ceneri si incanalano lungo i fossi, poi si espandono come grandi alluvioni nelle zone pianeggianti, però sono alluvioni di ceneri. Le vittime furono 57, perché eravamo in una zona poco abitata, quindi l'esposizione era bassa, però. Questa invece è l'eruzione un po' più famosa, il Krakatoa o Krakatau. Krakatau era un'isola vulcanica qua che è esplosa, la parte centrale dell'isola non c'è più e c'è rimasto un nuovo vulcano nel mezzo che è Anak Krakatau, piccolo Krakatau, che sta rinascendo ora nella zona centrale. Questa era l'isola prima e dopo l'eruzione del 1883. Siamo in epoca storica, ci passavano le navi, quindi questa eruzione è stata ampiamente documentata, anche perché le carte nautiche riportavano l'isola come era prima dell'eruzione. I dati ci dicono 40.000 vittime immediate, perché non solo c'è l'eruzione, ma c'è anche il maremoto che ne consegue. I chilometri cubi emessi furono 15. Il Monte Sant'Elena si parlava di 1 milione di chilometri cubi. Qua siamo già a un tipo di eruzione classificabile con un VI-6. Chiaramente un'eruzione di questo genere causa una riduzione della radiazione solare, quindi un raffreddamento a scala globale. In particolare in Europa si verificarono una serie di tramonti molto rossi, molto colorati, proprio per l'effetto di queste polveri nella stratosfera. Questa fu un'altra violenta eruzione, andiamo un poco più indietro, Monte Tambora, 1915, cominciamo ad avere 100 km cubi di ceneri emesse. Queste ceneri hanno coperto il pianeta, sono qua nel lago del Fucino, sono nei ghiacci dell'Antartide, quindi sono, diciamo, oggi misurabili. Anche
in base a quello che è rimasto del vulcano. Anche in questo caso le vittime dirette furono tra le 60 e 100.000, cioè diciamo quelle direttamente coinvolte, questo è Giava, il Borneo, diciamo. Ma questo qui ha fatto di peggio, ha abbassato di fino a 3 gradi le temperature in tutta l'Europa centrale. Questo a causa della riduzione della radiazione solare dovuta all'effetto schermo fatto dalle ceneri. Se noi andiamo nel fucino, nel fucino troviamo le ceneri del Tambora, oltre alle diverse conseguenze climatiche. L'anno successivo, 1816, viene ricordato come anno senza estate. Chi ne ha fatto le spese di questo vulcano soprattutto fu questo signore qua. Si chiamava Napoleone Bonaparte. Napoleone aveva avuto uno screzio col duca di Wellington. Vanno a Waterloo per diciamo risolvere la questione tra di loro. Piove improvvisamente per tutto il mese di giugno. Napoleone si trova in difficoltà perché non riesce a portare l'artiglieria pesante in postazione perché gli affonda nel fango. Si trova in difficoltà e perde la battaglia di Waterloo e Wellington gli fa un coso grosso così. Se Napoleone avesse vinto, la storia dell'Europa sarebbe cambiata, in bene o nel male, d'accordo? Una maniera o nell'altra. Quindi un evento vulcanico avvenuto da quell'altra parte del pianeta ha condizionato la nostra storia. Per compenso, qualche decennio prima, un altro vulcano islandese entra in eruzione. Si attivano 130 crateri lungo questa frattura lunga molte decine di chilometri. Sì, ovviamente c'è lo stesso fenomeno di contatto fra l'acqua, la neve e il magma incandescente. Vengono lanciati in aria una quantità enorme di vapori sulfurei, poco terra, ma soprattutto vapori sulfurei. Ci fu una carestia. Londra ebbe un aumento dei casi di malattie polmonari del 20%, eccetera, eccetera. Tutta questa nuvola occupò tutto il centro Europa. Nuovamente le temperature si abbassarono, anzi qui siamo prima. Queste qui sono le temperature medie, che si fa vedere come in concomitanza dell'eruzione dei laghi ci fu un crollo delle temperature, addirittura fino in Cina si ebbe il riflesso di questi gas pesanti, questi gas in stratosfera. Una volta che i gas sono in stratosfera ci rimangono, si distribuiscono. Ci fu una grande carestia in Europa, i contadini francesi morivano di fame, andarono da Maria Antonietta chiedendogli il pane, Maria Antonietta gli voleva dare le brioche non gli piacevano e quindi si innescò diciamo quel movimento che poi ha portato alla rivoluzione francese. Anche in questo caso un evento vulcanico ha avuto una ricaduta sul clima al punto tale da condizionare fortemente la storia dell'uomo. E poi ci sono i supervulcani. I supervulcani è un termine coniato recentemente, credo, dalla BBC, per indicare le eruzioni estremamente violente che si ripetono con tempi di ritorno di decine di migliaia di anni. Quindi sono degli eventi che noi non vediamo direttamente, ma di cui abbiamo però conoscenze in base alla storia geologica. Parliamo di eruzioni che possono lanciare in atmosfera più di 1000 chilometri cubi di materiale, cioè 10-20 volte quanto il Tambora, che ne ha già fatta abbastanza. I tempi di ritorno di queste eruzioni sono di decine di migliaia di anni, però vediamo che hanno avuto una importanza fortissima sulla storia dell'uomo. Una di queste mega eruzioni fu, per esempio, la famosa eruzione di Santorino nel 1600 a.C. Ci fu un'eruzione violentissima che causò un terremoto e un maremoto che investirono l'isola di Creta e quindi diciamo distrussero tutte la civiltà minoica. Molto probabilmente dall'eruzione di Santorino deriva la storia di Atlantide, perché questa era un'isola di una certa dimensione. Anche questa è stata una eruzione che ha avuto un impatto molto forte sulla storia dell'uomo. Il Vesuvio l'ha fatto le parti sue, d'accordo? Quello che
è il Vesuvio attuale, è solamente un nuovo edificio che deriva da una violentissima eruzione che ha distrutto il vulcano precedente, di cui rimane qua un angolino che si chiama Monte Somma. Bene, le ceneri di questo, di questa grande eruzione sono arrivate fino a noi, qua siamo sulla strada che si va verso Sergi, per intenderci. Un'altra serie di eruzioni sono avvenute dai Campi Flegrei, questo è il Campo Flegrei, e tutte queste cose tonde sono crateri di eruzioni gigantesche avvenute in epoche protostoriche. Le due maggiori eruzioni dei Campi Flegrei sono avvenute 39.000 e 15.000 anni fa. Una ha dato luogo, la prima, a uno strato che si chiama Ignimbrite Campana, 39.000 anni, sopra il tufo giallo napoletano, altra eruzione a 17.000 anni. Queste sono, diciamo, le mega eruzioni dei Campi Flegrei che sono arrivate fino in Abruzzo, ma le troviamo in Sicilia, le troviamo oltre l'Appennino Emiliano, eccetera, quindi diciamo hanno coinvolto tutto il bacino mediterraneo. L'ultima attività dei Campi Flegrei e il Monte Nuovo dal 1131 si sono zittite, però continuano ad andare su e giù, su e giù, a indicare che la camera magmatica è ancora assolutamente viva. Questa è Ischia, questo è il Monte Pomeo, è diciamo una Ignimbrite che ha avuto la sua ultima violenta supereruzione 55.000 anni fa, deponendo uno strato che si chiama tufo verde dell'Epumeo. L'ultima eruzione di Ischia è del 1302, quindi per un vulcano è un sonnellino praticamente. Ischia è nota agli abitanti dell'Italia del Regno di Napoli per la famosa terremoto di Casamicciola del 1883, che distrusse completamente l'abitato di Casamicciola e tutte quelle altre. Questo è un terremoto di piccola magnitudo, ma di grande intensità. Perché? Perché l'epicentro era a 3 km di profondità, perché sotto c'è il magma, no? Questa è una cosa che sanno tutti i napoletani. A Casamicciola nel 2017 c'è stato un altro terremoto, veramente, anche lì con epicentro nella piazza del paese, che ha ammazzato un paio di persone. Quindi il vulcano di Ischia, del Monte Pomeo, è ancora lì tranquillo, tranquillo, e sta aspettando il momento in cui deve fare il suo lavoro. Rocca Monfina, siamo sempre in Campania, quello che avete intorno è la caldera dell'ultima supereruzione 50.000 anni fa. Nel centro c'è il nuovo edificio vulcanico e intorno il paese. Vabbè, Rocca Monfina, che è estremamente sviluppato nell'area campana. E questi che vedete qua sono i laghi laziali, che non sono nient'altro che caldere di gigantesche eruzioni esplosive. La più antica è quella di Bolsena, là in alto, che ha lasciato un cratere di qualche centinaio di chilometri quadrati. La più recente sono i Colli Albani, che sono vicino Roma. Quella più ampia intorno è la traccia della caldera più grande, poi lago Albano, lago di Vico, un altro lago, non mi ricordo come si chiama, sono, diciamo, laghi che occupano crateri più recenti. L'ultima super eruzione, cioè quella che ha causato grande lancio di materiale in aria, è di 36.000 anni. L'ultima attività magmatica vulcanica del secondo secolo avanti Cristo ed è riferita nelle cronache degli autori romani. Quindi i Colli Albani sono un super vulcano con una sua camera magmatica in perfetta salute che sta alle porte di Roma. Ok, tant'è che se io vado ad Anagni, qua si avvicina a Roma, questa è una cava di cemento, va bene, e queste sono le cineriti dei Colli Albani che vengono utilizzate, bruciate per fare la famosa pozzolana, no? Qui siamo ad Arischia, qui ad Arischia, vedete queste tasche sedimentarie? Questo è un deposito fluviale ciottoloso conglomeratico, questa roba sopra, rossiccia,
che le ricopre sono le ceneri dei colli albani. Ora sono rosse perché si sono ossidate, ma sono arrivate anche qua. Quindi se guardate qua fuori nel campo, scavate un pochinino, una parte di quella terra che vi viene in mano viene dei colli albani. Yellowstone è un altro super vulcano, ha una caldera enorme, che occupa gran parte di quello che è il parco nazionale. A Yellowstone ci sono anche lì i geyser, no? Dove c'è l'orso Yogi che ruba cestini ai turisti, e tutto ciò è impostato su una camera magmatica calda, ma ancora in perfetta salute. Questo che vedete qua è lo Snake River, questa specie di banana è la traccia di un hotspot che attualmente sta appunto caldo, come quello delle Hawaii, che sta sotto Yellowstone, la placca americana gli passa sopra e quindi lascia tutta questa traccia che è data da una serie di eruzioni che avvengono più o meno ogni milione di anni. La grande caldera di Yellowstone di 630.000 anni fa non è la più violenta, comunque sono eruzioni che prendono origine dal mantello, risale un magma caldo, staziona a una certa profondità, si raffredda, comincia a consolidare secondo la serie di Bowen, forma i suoi minerali, la parte fluida si concentra nello spazio interstiziale tra i minerali che si sono già formati, aumenta la sua pressione, quando la pressione supera un certo livello sputa via il campo. I vulcani vanno in eruzione quando la camera magmatica si raffredda, non quando si riscalda come potremmo immaginare noi, no? Perché raffreddandosi aumenta la parte solida, no? Con il processo che si chiama cristallizzazione frazionata, la parte più sialica, cioè ricca in silice e ricca in fluidi, si concentra nel fuso residuale, si inietta lungo i filoni, quando supera la pressione, il tappo va in eruzione. Quando va in eruzione sputa via la parte superficiale, quindi così facendo leva il carico, leva il peso sulla camera magmatica sotto, diminuendo la pressione va tutto in degassamento, e quindi l'eruzione può propagarsi verso il basso e quindi coinvolgere l'intera camera magmatica, e così si formano quelle che oggi le chiamiamo le caldere. Le ceneri di Yellowstone hanno ricoperto mezzi Stati Uniti, ma non sono state la peggiore delle eruzioni dell'ultimo milione di anni. La più grande eruzione dell'ultimo milione di anni probabilmente è quella del Monte Toba, qui siamo sempre nelle Filippine. Il lago Toba, che vedete qua, è un lago che va a occupare la caldera di una gigantesca super eruzione, e poi nel mezzo c'è rinato come sempre un altro vulcano. Quindi abbiamo questo lago lungo 100 km. Per intenderci, 100 km è l'ampiezza del mare Ionio da Crotone a Taranto. Ne abbiamo parlato perché ha sconvolto il clima planetario, oltre ovviamente avere fatto una serie di tsunami e di depositi di ceneri nella zona lì immediata, ma viene incolpata di essere quella che ha causato la riduzione drammatica del numero di esseri umani sul nostro pianeta fino a circa 10.000, e quindi di avere fatto un collo di bottiglia genetico dal quale poi si è sviluppato Homo sapiens praticamente moderno, cioè noi. Noi abbiamo una variabilità genetica molto bassa. Per essere una specie vecchia di 500.000 anni almeno e distribuita su tutto il pianeta, abbiamo dei geni molto simili fra di noi. Cioè tra noi, un negro, un cinese, un eschimese, le differenze genetiche sono veramente minime, sono molto più quelle morfologiche. No? Le mutazioni avvengono con un ritmo costante, quindi si può sapere quando due organismi, vedendo le differenze fra di loro, si sono separati. Noi sembra che deriviamo da una mamma comune, che è stata chiamata leva micocondriale, che viene posta 70.000 anni fa.
ovviamente non è una mamma comune veramente, ma un numero di popolazioni molto ristretto. Si parla di non più di 10.000 individui. 70.000 anni fa circa è successo qualche cosa che ha ridotto la popolazione mondiale a circa 10.000 individui, e questo viene messo in relazione con una violenta crisi ambientale dovuta all'eruzione del Toba. Noi siamo, abbiamo visto, in una nazione che è piena di vulcani, più o meno esplosivi, alcuni super vulcani estremamente esplosivi come i Colli Albani e il Vesuvio, i Colli Pregrei, eccetera. Noi dovremmo fare qualche cosa, no? In teoria, invece chiaramente, così come non facciamo niente per i terremoti, non facciamo niente nemmeno per i vulcani. Un evento vulcanico colpisce tutto il pianeta. Qui stiamo parlando di eventi a livello globale, planetario. La probabilità di occorrenza di un V8 in 100 anni, quindi nell'arco di una vita umana, la probabilità di avere un'eruzione V8, cioè come quella del Toba, è circa dello 0,1%. Un'eruzione V8 è un'eruzione che mette seriamente in crisi la sopravvivenza di tutti gli esseri umani. Una eruzione di un V7 è una eruzione che è in grado di incidere profondamente sulla struttura sociale umana. Le possibilità ogni 100 anni vanno al 5%, e il 5% è una probabilità significativa, soprattutto se contiamo che l'esposizione del pianeta è una probabilità 100 volte superiore a quella dell'impatto di un grosso asteroide sul pianeta. Eppure molti governi stanno facendo piani di emergenza in previsione dell'arrivo di un grosso asteroide, che è 100 volte meno probabile, ma non fanno piani di emergenza nella probabilità molto più probabile di una grossa eruzione vulcanica. Allora, tutte queste cose, ma figuriamoci, non succederanno mai, ma qualche volta succede. Sono successe e succederanno. Io continuo a dirvi queste cose, sperando che un giorno o l'altro qualcuno di voi diventi il presidente del mondo, bene, e si ricordi di queste cose, che questo povero cretino che sta di fronte a voi continua a ripetersi e dire: ma guarda, magari sarà il caso che pensiamo a fare dei rifugi per garantire la sopravvivenza, non lo so, di Adamo ed Eva, di Noè con l'arca, eccetera.